Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora ovviamente su Final Fantasy VII Ever Crisis, nuovo evento di mezzo anniversario ed ovviamente commentiamo insieme e facciamo la X1 e quella che probabilmente sarà la X2. Difficoltà che ovviamente per un mio account che comunque gioca dal day one e ha avuto anche molta fortuna di ottenere diverse armi con molteplici copie, è una sciocchezza. Vi posso già dire che è una sciocchezza, però capisco che per magari giocatori nuovi o comunque giocatori che si approcciano da poco al gioco possono avere qualche difficoltà. Ecco perché vi faccio vedere appunto i miei setup, ma al tempo stesso vi faccio vedere anche il combattimento per poter magari farvi vedere anche le diverse fasi e quindi prepararvi nel miglior modo possibile per affrontare il vostro avversario. Ovviamente elementi consigliati, ghiaccio e acqua, sigilli consigliati circolare e triangolare, ma come potete ben vedere noi abbiamo un team che soddisfano tutte le condizioni e anche, non per vantarmi, un discreto power level totale, nonostante tutte le avversità. Per quanto riguarda ovviamente il setup, come potete notare, ovviamente abbiamo un Sephiroth, Matt e Cloud. In questo caso, come vi ho detto prima, Cloud per me rappresenta fondamentalmente il DPS multielementale. Infatti in questo caso ho praticamente Cloud che riesce a fare sia i danni ghiaccio che i danni acqua, proprio perché possiedo la sua nuova arma e ovviamente possiedo anche la Maritime Sword, che è praticamente l'arma con cui uscì Cloud ai tempi con il suo vestito da marinaretto, che io però non presi proprio perché aspettavo o comunque volevo l'Arcanum Acqua per Cloud. L'Arcanum Acqua in questo caso l'ha preso Glenn, che comunque ha ricevuto un'ottima arma e con le ultime armi che ha avuto Glenn sicuramente può dire la sua anche come DPS in generale. Però personalmente parlando, per quello che è il mio account, ovviamente ho investito su Cloud, proprio perché essendo questo un banner limited bisogna in un qualche modo concentrarsi su un personaggio. Se non si ha la possibilità di spendere veramente tante gemme, in questo caso meglio concentrarsi su un personaggio ma farlo forte. In questo caso Cloud da parte mia già partiva con un'ottima base di DPS elementale in generale, proprio per sfruttarlo in qualsiasi occasione, e quindi la mia scelta è stata Cloud, in modo tale che io adesso ho un Cloud come DPS elettrico, come DPS fuoco e come DPS ghiaccio Arcanum fisico, anche perché vi ricordo che tutti gli attributi elementali si divideranno tra fisico e magico, a differenza di Sephiroth che invece è il mio DPS magico, in questo caso ghiaccio. Infatti è per questo che spero che la sua arma che arriverà con il banner, perché è palesemente stato annunciato Zac e Sephiroth come prossimo banner Limit Break, così come Cloud e Glenn, spero per l'appunto che possa ricevere un'arma magica elementale con skin ovviamente Arcanum elementale, proprio per permettermi di avere comunque un DPS fisico multielementale e un DPS magico multielementale che mi possono aiutare, diciamo, in tutte le mie situazioni possibili e immaginabili. Mentre invece al centro ho preferito un Matt in questo caso, semplicemente perché Sephiroth si può buffare da solo grazie alla sua Onibi, che tra l'altro mi porta il buff magico a livello 3, mentre invece Matt in questo caso mi consente di buffare Cloud e permettergli comunque di ottenere un potenziamento fisico aggiuntivo, nonostante comunque io sia stato abbastanza insistente nel banner e infatti abbia portato già ad una stella rosa la nuova arma, che vi posso assicurare essere un'ottima cosa, perché ripeto, essendo armi limited, questi banner sono dei one shot, quindi o si maxano subito oppure si maxano piano piano con le weapon parts e tutto quello che ovviamente si riceve. Per quanto riguarda Sephiroth, setup abbastanza classico, Wing Edge come arma primaria e Onibi come arma secondaria per effettuare danni magici di tipo ghiaccio e potenziarsi automaticamente da solo
durante la battaglia. Tutte materie che mi servono per incrementare il boost di attacco magico per quanto riguarda Sephiroth, tranne l'ultima arma sigillo X, che non mi serve a niente, però è comunque un sigillo sinergico, quindi lo mettiamo giusto per prendere i bonus. Evocazioni di Shiva che preferisco dare a Sephiroth, in quanto Sephiroth ha un boost magico più alto rispetto a quello di Cloud. È vero che le summon vengono considerate con boost magico fisico, però avere comunque con Sephiroth il livello magico a 7 rispetto a Cloud, con cui ahimè ho un livello fisico di livello 6, preferisco sfruttare la summon su un diciamo sul potenziamento più alto del mio party. Per quanto riguarda statistiche, abbiamo 7400 HP, che sono diciamo discreti, 3500 d'attacco e 2500 di attacco fisico, semplicemente perché abbiamo il bonus di Cloud attivo. Bonus di Cloud attivo che vi ricordo essere praticamente un aumento dell'attacco fisico a tutto il party. Quindi ecco perché abbiamo queste cifre per quanto riguarda l'attacco fisico di Sephiroth. Però quello che dobbiamo attenzionare è ovviamente il suo attacco magico, 3573, che è comunque direi abbastanza rispettabile. Sub weapons con ovviamente l'arma di Matt, l'Absolute Royal che mi aumenta boost magico e ghiaccio, la Heavy Hoser che grazie alle pullate di oggi sono riuscito a portare ad overboost 10, che mi aumenta un attacco magico fisico e ability boost, quindi mi consentono di fare dei bei danni a prescindere dall'elemento e tutto. E poi ho messo l'arma di Lucia free to play che abbiamo ottenuto con lo scorso evento per incrementare difesa fisica e HP, giusto per darmi quella spruzzata di HP in più. Successivamente abbiamo Matt, che fondamentalmente è il mio supporto, quindi 6490 HP, che non sono tantissimi, me ne rendo conto, però abbiamo 2338 di healing che sono assolutamente fantastici per quanto mi riguarda, soprattutto per Matt, in quanto utilizzo la Brambled Spine come arma principale, che mi consente appunto di potenziare Cloud. Infatti, come potete vedere, abbiamo la potenza in questo caso mid, che ovviamente aumenta l'attacco fisico mid a un alleato, che in questo caso sarà Cloud. E poi come arma secondaria invece la nuova arma Centipede, perché nell'eventualità mi serva difesa fisica posso fare difesa fisica AOE grazie appunto al boost che abbiamo tramite quest'arma. Infatti come difesa fisica sono più basso perché ho pompato la difesa magica, proprio per bilanciare il fatto di potermi diciamo castare la protezione fisica avendo già di base una buona protezione magica. Ovviamente attacco fisico e attacco magico che arrivano a delle cifre abbastanza interessanti anche grazie a Cloud, perché attacco fisico di 1900 viene appunto pompato grazie a Cloud, però la statistica più importante che mi serve con questo personaggio è sicuramente l'healing. Tutte materie che mi servono per incrementare le stats, tranne il water blow messo qui sopra, che mi serve comunque per fare qualche dannino acqua, visto che comunque sono quasi a 2000 d'attacco, quindi qualche danno riusciamo a farlo. Sub weapon che incrementano healing e difesa magica, tranne gli ultimi che sono i guanti di Tifa, che incrementano HP e difesa fisica, proprio per darmi anche in questo caso una piccola spruzzata di HP. E infine andiamo con l'ultimo personaggio, che in questo caso è Cloud, che veramente mi sta dando delle soddisfazioni incredibili in questo gioco. 6500 HP, che sono bassini, me ne rendo conto, magari cercherò di aumentare gli HP con le materie, così magari in un futuro riesco ad avere almeno 7000 HP, che bene o male sono già una cifra abbastanza interessante. Però come controparte a questa riduzione di HP abbiamo ben 4020 punti di attacco. È probabilmente la prima volta che supero i 4000 in un mio personaggio, perché non avevo mai superato i 4000 se non sbaglio come punteggio di attacco fisico. E poi ovviamente 1800 d'attacco magico, che non mi interessa, però quello che mi interessa è l'attacco fisico. Come skin ovviamente abbiamo la nuova skin con il Arcanum, dove abbiamo il boost di attacco fisico diciamo singolo, in questo caso per quanto riguarda Cloud, Frostblade Arcanum, perché ovviamente è la stessa identica roba che abbiamo su Sephiroth. Però la vera cosa interessante è l'arma. Refined Abilities con boost attacco fisico per tutti gli alleati di 34 punti, mannaggia la pupazza, mi basterebbe un punto solo per arrivare al livello 5,
questa cosa veramente mi triggera, voi non avete idea di quanto mi triggeri. E poi boost di tipo ghiaccio di 21 punti. Qui abbiamo ovviamente boost fisico e sigillo a cerchio, che ovviamente mi serve. Come seconda arma la Maritime Sword, che mi permette di fare danni acqua, quindi avendo già un buon boost di attacco fisico e ovviamente equipaggiando l'arma di tipo acqua, praticamente Cloud in questo evento può farmi entrambi i danni, quindi sia ghiaccio che acqua. Ecco perché appunto ho investito di più su Cloud che su Glen, perché comunque Glen mi sarebbe rimasto mono elemento, mentre invece Cloud, come ho già detto prima, per me è un DPS fisico multi elementale, quindi posso sfruttarlo in tutte le sue salse. Tutte materie che qua in questo caso mi aumentano le statistiche, materia circolare ovviamente in fondo per entrare in sinergia anche se non mi serve, e ruin triangolare in questo caso per ovviamente entrare come utilità di sigillo per l'evento. La limit ovviamente lascio il suo attacco cross slash, dato che appunto Shiva la sta utilizzando Sephiroth. Come sub weapon invece abbiamo fortunatamente, oserei dire nel mio account molto fortunatamente, una Bold Eagle di Lucia che mi boosta incredibilmente attacco fisico e attacco ghiaccio. L'arma di Cloud sempre l'Enhanced Sword, che mi aumenta attacco fisico magico fisico e boost ghiaccio, e poi la Buster Sword che mi aumenta attacco magico fisico e HP. Quindi riesco praticamente con tutte le armi a boostarmi l'attacco, infatti come potete vedere il risultato è abbastanza evidente. Detto ciò, ovviamente non credo di avere grosse difficoltà per quanto riguarda questo evento, lo lascerò in auto, magari leverò la speed per 2 giusto per far vedere più fasi possibili, anche se penso di batterlo in relativamente poco tempo. Però poi ovviamente stesso identico setup verrà utilizzato anche per la X2, quindi vi metterò praticamente entrambe le battaglie e le potrete vedere direttamente in un unico video. Quindi vi ringrazio ancora per essere stati con me e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.
よし。そうだね。